vi è successo qui su YouTube che tentassero di vendervi una recensione molto positiva, raccontandola come una storia incredibile, di una regia fantastica, di un'interpretazione veramente memorabile da parte degli attori o di una sceneggiatura, che lascia lo spettatore col fiato sospeso tutto il tempo? Oggi io potrei parlarvi di questo film utilizzando una di queste tre sfaccettature, tutte piuttosto comuni. E invece ho deciso che vi parlerò di 10 Cloverfield Lane come quello che è, ovvero e innanzitutto una storia di grande successo produttivo che sancisce un modello che ci sta regalando veramente delle grandi soddisfazioni. Il modello della Bad Robot di J.J. Abrams e Brian Burke. D'altronde siete sul canale YouTube di Gerundio Presente, un blog di considerazioni Nando e Nendo e soprattutto un angolo votato alla fantascienza, al fantasy, all'SFF e a qualsiasi cosa con gli alieni e le astronavi. Quindi, come non dedicare un'intera recensione al sequel di Cloverfield, il film che nel 2008 mi e ci convinse e io ero veramente spaventata che da quel punto in poi avremmo visto un sacco di film girati stile found footage che a me provoca particolarmente mal di mare. Scherzi a parte, anche se sono veramente molto contenta che questa moda del found footage sia diventata così 2008. Cloverfield fu veramente una sfida produttiva vinta, un film in grado di far parlare di sé non solo per la qualità, ma anche per un supposto o reale sentimento e sensazione di qualcosa di diverso e di nuovo che c'era nelle sale cinematografiche. Insomma, 10 Cloverfield Lane è veramente il thriller esaltante di cui ha tanto parlato la stampa americana e anche il pubblico nelle scorse settimane. La tensione ti tiene veramente sull'orlo della poltroncina al cinema. Dan Trachtenberg è un quasi esordio registico veramente esaltante. Le performance di John Goodman, di Mary Elizabeth Winstead e di Gallagher Jr. sono professionali e sopra la media, indubbiamente aiutate dal fatto che hanno tre personaggi più che memorabili. Non solo la protagonista tosta, che veramente ti lascia dentro la voglia di tifare per lei, ma anche la parte di Goodman o di Gallagher. Non sono assolutamente personaggi e ruoli da sottovalutare. Questo progetto è quasi frutto di un modus operandi che è stato creato negli ultimi anni dalla Bad Robot, o meglio, Bad Robot, che sarebbe quella compagnia di produzione con il robottino rosso che vedete a inizio film di Cloverfield o di Star Trek. Questa compagnia di produzione è stata fondata da J.J. Abrams, il regista, sceneggiatore, produttore, e da Brian Burke, che è, diciamo, l'uomo dietro le quinte. Vi invito a non sottovalutare questo nome, perché se è vero che non è tutto oro o robo rosso, quel che luccica, e ci sono state tantissime ciofeche prodotte in questi anni da J.J. Abrams, è vero anche che tante cose che lui ha prodotto e che sono arrivate a successo, quantomeno hanno ottenuto l'attenzione desiderata grazie al suo nome, in realtà sono frutto di un lavoro a cui ha concorso da dietro le quinte in maniera rilevante Brian Burke. Ve lo segnalo perché ho avuto la fortuna di incontrarlo un paio di anni fa alla presentazione in anteprima alla stampa italiana dei primi 20 minuti di Into Darkness, e ti fa capire proprio perché il modello di business americano statunitense ha avuto tanto successo. È alla mano, è simpatico, ma è molto pronto, è preparatissimo, è estremamente professionale. Ama il suo lavoro e sa farlo benissimo da dietro le quinte. Come funziona dunque il lavoro della Bad Robot? Un buon 50-50 tra un lavoro di ricerca, di scouting e una rete di conoscenze. E quindi, quando uno ha una buona sceneggiatura, una buona storia o conosce qualcuno che ce l'ha e che ha bisogno di soldi, tendenzialmente è probabile che la voce possa arrivare su fino alla Bad Robot, soprattutto se la tua storia ha un certo coefficiente di fantasy, fantascienza. Questo però non è il caso di The Cellar, ovvero la sceneggiatura su cui è basato 10 Cloverfield Lane, che inizialmente non aveva alcuna connessione con l'universo di Cloverfield. La connessione è stata creata con una mossa veramente geniale dalla Bad Robot per fare in modo di poter creare una campagna
che attirasse l'attenzione del pubblico, delle persone, legando un progetto del ricolmo di persone sconosciute a un progetto che aveva già avuto grandissimo successo. Innanzitutto è un thriller che non fa leva sulle tue emozioni e sulle tue paure, ma sulla tua logica e sulla tua intelligenza, che è una cosa che il cinema ultimamente, purtroppo, soprattutto quello commerciale, fa raramente. Ed è questo che rende particolarmente ansiogeno questo film, il fatto che il film non ti sottovaluta, anzi ti mette esattamente sullo stesso livello dei protagonisti e ti fa vedere che sono persone estremamente intelligenti, ma in una situazione talmente ambigua che è difficile prendere una scelta o capire qual è la cosa giusta da fare. Non ci sono persone che vanno in uno scantinato con una candelina, ci sono persone in una situazione pericolosa, piena di tensione, che devono prendere delle scelte in fretta basate su pochissimi dati e su persone attorno a loro che sono particolarmente ambigue. La sceneggiatura iniziale doveva già essere una bomba, ma il mio dubbio è che sia stata resa ancora più esaltante dall'intervento e dalla parziale riscrittura di Damien Chazelle, che è un regista e sceneggiatore che sta crescendo e acquisendo sempre più rilevanza. Probabilmente vi ricordate Whiplash, il dramma musicale che è valso a J.K. Simmons un Oscar. Ecco, quello è un film di Chazelle. E Chazelle, che all'inizio doveva girare 10 Cloverfield Lane, ha abbandonato questo progetto proprio per andare a girare Whiplash, non prima però di aver riscritto alcune parti del film e pare, si dice, soprattutto la parte conclusiva e di aver creato in maniera veramente riuscita la connessione con l'universo di Cloverfield. Ora, qui arriviamo a una delle poche critiche che viene mossa al film, riguardante la parte finale che secondo alcuni è stonata e rovina il film. Però io credo che la necessità commerciale di creare questo legame tra i due film sia stata portata avanti in maniera magnifica. Io so di essere influenzata in positivo dai miei gusti, ma credo che le persone che avanzano questa critica siano prevenute in tutt'altro senso, perché, dai, ammettiamolo, la parte finale innanzitutto non sembra così malamente appiccicata al resto, è perché conosciamo la storia di produzione del film, ma soprattutto ha quella vibrazione cult da Ripley che fa un mazzo così ad Alien e si porta a casa anche il gatto. Messa insieme una sceneggiatura superba che aveva anche il legame con Cloverfield e trovato un regista che potesse farti scomodare nomi come quelli di Hitchcock e De Palma senza farti vergognare troppo, si è proceduto a una fase di casting che ha portato avanti i tre nomi che vi citavo prima. John Goodman dà una sfumatura che sarà davvero difficile scordarsi alla tagline del film, che è Monsters Come in Many Forms. Mary Elizabeth Winstead, che è l'ennesima riprova del crogiuolo di talenti che è stato Scott Pilgrim vs. The World. Per quanto riguarda invece John Gallagher Jr., in realtà non me lo ricordo quasi da nessuna parte, però anche qui si gestisce bene un ruolo che sembra un po' idiota, invece ha parecchio da dire, forse è anche la punta emotiva più forte del film. A un film così bello, per essere lanciato, è bastata poi una campagna promozionale abbastanza normale, con l'unica eccezione di uno spot durante il Super Bowl, che non era come gli altri spot che faceva vedere tutto della trama, svelava tutto, era uno spot che puntava sul mistero, sul non far capire come 10 Cloverfield Lane fosse collegato a Cloverfield. Insomma, film più che consigliato, sperando che la Bad Robot continui a imbroccare ogni 2-3 anni un progetto così ben gestito e così interessante. Se questa recensione sui generis vi ha convinto ad andare a vedere 10 Cloverfield Lane al cinema, il merito non è mio, ma di Emilio Bellu, che ha scritto un bellissimo articolo su questo film, da cui ho tratto molte delle informazioni che vi ho raccontato, che trovate linkato nella descrizione del video. Se durante il video la mucca vi ha distratto, io vi capisco perfettamente. Infatti ho deciso di sfoggiare questa maglietta, primo perché è l'unica che posseggo direttamente connessa a uno dei progetti della Bad Robot, forse il mio preferito, due perché nonostante ormai sia un po' vissuta,